Cambia un po', eh? Sì, anche perché da questa foto, poverina, sembra che c'ha le gambe che sono state tagliate. Sì, perché probabilmente veniva conficcata nel terreno da qualche parte, quindi sì, cambia perché questa è la Venere di Frassassi, fu scolpita nel Paleolitico superiore e si trova ad Ancona al Museo Archeologico Regionale. Chiaramente qui vediamo questa donna parecchio in carne, probabilmente anche incinta. E con delle parti molto del corpo molto in rilievo, molto evidenti. E Infatti rappresentavano la fertilità chiaramente essenzialmente. venivano usate queste statuette per propiziare la fertilità, perché comunque una donna in carne che ha insomma una pancia che indica uno stato di gravidanza era chiaramente un sinonimo non solo di fertilità, ma anche che quella donna poteva mangiare. Siamo nel Seicento, fu appunto dipinto fra il 1613 e il 1614 all'incirca, Peter Paul Rubens dal titolo Venere allo specchio. Si trova al Museo Liechtenstein, scusate non so il tedesco, di Vienna e troviamo oltre a queste forme piuttosto burrose, piuttosto morbide, anche questi capelli chiari, questa pelle chiara, e questo perché? Perché comunque i capelli chiari, specie in un posto in cui sono predominanti i capelli scuri, sono un colore raro. Quindi è una delle cose che crea molta attrattiva. Infatti già le donne romane, per esempio, anche le donne etrusche si tingevano i capelli, sì, cercavano di imbiondirsi in qualche modo. E questo appunto per risultare più attraenti, per attirare l'attenzione. Una cosa che abbiamo visto in molti di questi dipinti è la pelle chiara. È un indicatore sociale anche questo. Indica che la donna è una donna che può permettersi di non lavorare, che non deve andare per i campi, ecco, per intenderci. Che non era poco, E poteva essenzialmente avere la proveniva famiglia. da una famiglia benestante, di conseguenza economicamente agiata, che le poteva permettere una vita tranquilla e nel lusso. Esatto. Ecco, per esempio, ho qualche altra immaginina interessante, questa di Tiziano Vecello, Molto bella. vero? Donna allo specchio, siamo fra il 1512 e il 1515 e il dipinto si trova al Museo del Louvre di Parigi. Ecco, anche qui vi dicevo, abbiamo questa pelle molto chiara, occhi chiari, capelli chiari. Fra l'altro, questo tipo di colore di capelli veniva chiamato rosso Tiziano, appunto perché questo artista amava questo tipo di colore. In realtà, questo colore non sempre era naturale, era una tintura spesso. E come si otteneva? Lavando i capelli con la lisciva, che era un tipo di detersivo, se così lo si può chiamare, creato con la cenere. Ed era anche Essenzialmente il abbastanza. prototipo del detersivo, prototipo delle tinture per capelli odierne. In realtà ce n'erano parecchie. Se volete, possiamo fare un video apposta sulle tinture antiche. Può essere Sarebbe un. anche bello Caterina Sforza, lei che, se non mi sbaglio, a seconda della stagione cambiava il colore dei capelli, cioè se era estiva diventavano più chiari, se era autunnale si scurivano. Tanto noi donne cambiamo il colore dei capelli in base all'umore, in base a quello che viviamo e quindi è un indicatore. Se era scuro era meglio non avvicinarsi. Era arrabbiata nera. Facciamo un bel passo in avanti.
arriviamo agli anni 50, pensiamo a Marilyn Monroe, anche lei sempre con questa pelle molto chiara, con i capelli tinti, biondi, chiari, e con gli occhi Marilyn azzurri. Monroe si sa che i capelli suoi non erano naturali, biondi. No, era un Una castano tinta. ramato, ma molto chiaro comunque, erano comunque chiari, certo non così. Allora, già che siamo in tema, parliamo di un altro canone estetico molto importante per Sandra Marilyn Monroe, cioè le No, labbra rosse. sei sulla Che fine del dire? rasoio, sta attenta a quello che dici, anch'io già ho capito dove vuoi andare a parare. No, non è dove voglio andare a parare, è una questione di comunicazione non verbale. È una questione anche scientifica. Il volto delle donne e il volto degli uomini ha una caratteristica importante che è l'autoimitazione, cioè imita altre parti del corpo. Ecco, sappiamo che le labbra rosse sono un chiaro richiamo perché le labbra delle donne effettivamente si arrossano e prendono volume, aumentano di volume in momenti molto particolari di particolare eccitazione. Questo si può dire, ecco, come anche altre parti del corpo. Un altro elemento che ritroviamo in Marilyn Monroe, come anche in altri dipinti che abbiamo visto, è la questione degli occhi chiari. Perché spesso piacciono molto gli occhi chiari? Perché permettono di vedere la pupilla. Cosa vuol dire questo? Questo è un elemento fondamentale nell'attrattiva, perché la pupilla dilatata è l'effetto delle dopamine che appunto sono maggiori quando si vede qualcosa che ci interessa particolarmente. Quindi, e che gradiamo, che apprezziamo, quindi delle pupille dilatate indicano interesse. Quindi lo sguardo è importantissimo. Gli occhi chiari permettono di vederlo. Quando pensiamo all'uomo che deve fare il primo passo, in realtà l'uomo fa sempre il secondo passo, perché risponde a questo richiamo non verbale. Sì, però abbiamo ridotto praticamente una cosa che potrebbe essere romanticissima a qualcosa veramente di scientifico. Per qualcosa di romantico, infatti, spesso preferiamo durante un appuntamento galante la penombra per lo stesso motivo, perché con la penombra chiaramente la pupilla si dilata. Però diciamo anche che l'occhio chiaro piace anche perché essenzialmente, come per il capello, il chiaro è più raro. Ma Poi se ci quelle sono sono tutte quelle anche. cose un po', come possiamo dire, quelle caratteristiche, movimenti inconsci del nostro corpo, di Esatto. conseguenza anche le risposte anche inconsce della persona con cui in quel momento stiamo parlando, interagendo. Sono delle Quindi, cose delle volte sono naturalissime. tutte cose, comunque sia, che noi neanche ce ne accorgiamo, insomma. Comunicazione non verbale.